Lei che cosa ne pensa del mestiere dell'influencer? Non sono tanto per questo mestiere, sinceramente. Secondo lei è un lavoro vero oppure no? No. Guadagnano troppo, secondo me. Esatto. Ultimamente, per un motivo o per un altro, si sente sempre più spesso parlare di influencer. Ma prima di analizzare realmente che cosa vuol dire questo termine entrato nel nostro vocabolario da ormai qualche anno, dato il tema delicato, ho deciso che voglio prima capire realmente cosa ne pensa la gente comune di questa professione, sempre se per loro può essere definito un lavoro vero. Quindi, come al solito, dato che per realizzare questo video, oltre alle interviste, ho fatto anche un bel po' di analisi e ricerche, se apprezzate il mio lavoro vi sarei grato se lasciaste un like, un commento dove facciamo un po' di dibattito su questo tema e soprattutto iscrivervi al canale lasciando la campanellina. Sarebbe veramente un supporto enorme. Ora iniziamo con le interviste, che ho girato a Sanremo perché mi avevano invitato. Io non so davvero come sia possibile, ma suppongo che sia anche grazie a voi. Vi posso fare una domanda? Che cosa ne pensa lei del mestiere dell'influencer? Dipende chi lo fa. Onestamente. Cioè? Nel senso che se è fatto bene è una cosa nuova e la trovo fantastica. Poi ce ne sono talmente tanti che uno si perde un po' in questo. Tutti non possono essere influencer, secondo me. Ecco, ci vuole un po' di, non so, esperienza, estro, qualcosa. Un quel che fa. Vabbè, però comunque se uno lo sa fare. Per i giovani può essere una cosa interessante. Poi non mi piacciono gli eccessi. È un modo come un altro per farsi conoscere, per avere anche un'immagine. Non posso dire che sono negativa. Dipende come lo fanno, da come si pongono. Per eccessi cosa intende? La Ferragni a me per esempio non piace. Non mi piace indipendentemente da quello che è stato detto. È stato detto perché tanto guarda, i giornalisti dicono solo quello che vogliono. Però invece ci sono dei giovani che sono proprio carini. Lei parla ma di simpatia a pelle o anche di trasparenza? Ma anche di trasparenza e di come si pongono. Secondo me questo è importantissimo. Quindi di... secondo lei servirebbero magari più regolamentazioni per regolare magari anche le pubblicità? Sì, che sì, sì. Oh, eccoci arrivati alle regolamentazioni. Recentemente infatti, anche grazie allo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni con il Pandoro Gate, si sente sempre più il bisogno di regole che possano tutelare i follower degli influencer, soprattutto per quanto riguarda il tema della trasparenza. Ed ecco che il 2024 si prospetta proprio un anno pieno di novità in campo di legislazione sugli influencer. A inizio anno, infatti, l'AGCOM, che sarebbe l'autorità garante per le comunicazioni, ha fatto sapere che il 10 gennaio sono state approvate con unanimità le linee guida destinate agli influencer. Ma innanzitutto, cos'è esattamente un influencer? Beh, secondo il decreto legge, si tratterebbe di un content creator con più di 1 milione di follower. Quindi, secondo lo Stato italiano, io non sono minimamente calcolato. Con almeno 24 contenuti indirizzati verso un pubblico italiano prodotti nell'anno precedente e un engagement rate del 2% o superiore. Ecco, nonostante io dovrei gioire per questa definizione, mi sentirei di dire che secondo me non c'è neanche il bisogno di etichettare il content creator sotto la parola di influencer, che a mio parere è anche brutta, e soprattutto sempre a mio avviso non si può ridurre tutto a un numero. Cioè non è che uno con 999.000 follower non è un influencer, mentre uno con 1 milione sì. Stessa cosa, potresti avere 30 milioni di follower attivi, un engagement rate altissimo, ma magari pubblichi solamente 2 volte all'anno, però quelle volte che pubblichi hai una risonanza enorme. Insomma, per me la definizione che hanno dato è sbagliata. Per me chiunque pubblichi contenuti online dietro un pagamento oppure abbia una community tutta sua sulla quale riesce a monetizzare, grande o piccola che sia, dovrebbe rientrare in questo discorso. Comunque sia, ora vediamo insieme i principi generali della nuova legge. Innanzitutto, come possiamo leggere da questo comodo riassunto, possiamo osservare di come anche gli influencer dovranno rispettare i principi fondamentali di qualsiasi media, come giornale, radio o emittente televisiva. Dopodiché l'attenzione viene posta completamente sui contenuti diffusi dagli influencer, che non devono contenere istigazione alla commissione di reati e dovranno garantire il rispetto della dignità umana, dell'immagine della donna e dei valori dello sport. C'è anche molta attenzione sotto il profilo della tutela dei minori, in particolare è vietata la pubblicazione e diffusione di contenuti gravemente nocivi allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, e sono anche vietate le promozioni relative al gioco d'azzardo, nonché quelli aventi ad oggetto di prodotti a base di nicotina, di medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica. Ovviamente qualsiasi contenuto sponsorizzato deve essere segnalato utilizzando per esempio l'hashtag ADB su Instagram oppure su YouTube indicare che un video contiene promozioni a pagamento. Tutto questo è obbligatorio a prescindere poiché, come definito dall'articolo 2 di un decreto legge del 2007, qualsiasi tipo di pubblicità occulta o ingannevole è reato.
Cosa ne pensi del mestiere dell'influencer? Altra generazione. Non è che non mi piace, ma non lo capisco sinceramente, però il mondo va verso quella direzione. Secondo te guadagnano troppo o invece è giustificato i guadagni che hanno? Se guadagnano vuol dire qualcosa portano, quindi ben venga per loro. Ci vuole fortuna, se riesci a trovare magari l'argomento giusto, il tema giusto, puoi andare avanti con, tra virgolette, facilità, perché alla fine basta pensiero fare un video. E che sia poca fatica, un lavoro esatto. Di poca fatica. Secondo voi è vero questo pensiero comune? Cioè che sia tanta resa e poca fatica, oppure invece c'è parecchia fatica dietro? Sicuramente fosse semplice lo farebbero tutti. Evidentemente per arrivare a un certo livello forse devi avere quella cosa in più. Secondo voi sono giustificati quindi quei guadagni? Un po' come i calciatori che esatto. Guadagnano tanto sì. Però per arrivarci se qualcuno te li dà li meriti. Penso che sia una nuova tipologia per fare soldi, un nuovo tipo di lavoro. Non ci vedo nulla di male. Ok, secondo te guadagnano troppo o sono giustificati i guadagni? Ah, secondo me guadagnano il giusto per ciò che fanno. Andrebbero secondo te regolamentati di più oppure no? Cioè dovrebbero essere più chiari magari su quello che sponsorizzano o non sponsorizzano? Secondo te già va bene così? Secondo me devono essere più veri nelle sponsorizzazioni, cioè che non che lo fanno per i soldi quindi dicono che quella cosa è buona e quindi la vendono così facilmente, ma essere più veri. Se comunque non lo fanno solo per soldi ma anche ci mettono il loro impegno, va benissimo. Anzi, penso che una persona deve mettere il proprio impegno e le proprie passioni proprio in quello che fai, non solo per soldi, come appunto detto. Certo. Io. È un lavoro un po' particolare. Hanno il mio appoggio, hanno il mio rispetto, perché comunque sono costruiti una base, perché era un qualcosa di nuovo che prima non esisteva, quindi gli vanno dati i loro meriti per quanto possa essere considerato un lavoro non troppo serio, tra molte virgolette. C'è chi riesce realmente a crearsi questo personaggio, questo mondo parallelo, chiamiamolo così. C'è anche bisogno di fortuna. Vi appoggio perché è una cosa bella, è un mondo che anche a me piace molto. Quanto pensi che sia importante la fortuna nel raggiungere il successo come influencer? Ad oggi credo sia più importante la fortuna che la bravura. Cosa penso degli influencer come mestiere? Che al giorno d'oggi sia davvero uno dei mestieri più belli, credo. È anche uno di quelli più importanti, siccome appunto il mondo dei social al giorno d'oggi è uno dei più importanti e più imponenti. E parlando appunto del futuro degli influencer, ci sono molti dati che evidenziano di come il mercato dell'influencer marketing sia in espansione enorme anno su anno. Si vede anche che nel 2023 circa il 90% delle aziende ha deciso di investire parte del loro capitale proprio negli influencer. E si stima che molte di queste hanno intenzione di aumentare questi investimenti in futuro a discapito dei media tradizionali. Una parentesi, poi vorrei farla anche sui content creator a tema finanziario di cui faccio parte. Secondo ricerche di Basul e del Sole 24 Ore, infatti, la finanza è ultima tra le categorie più presenziate dagli italiani e dei 946.000 contenuti a tema economico finanziario soltanto l'1% era sponsorizzato. Nonostante ciò, anche qui si prevede una crescita enorme nei prossimi anni. È un bel mestiere, se ci avessi la possibilità lo farei anch'io. E perché non lo fai? Cos'è per te la possibilità di fare l'influencer? Non fare il mio lavoro. Che lavoro fai? Falegname. Sicuramente forse è più faticoso fare il falegname. Sì. Secondo te è giusto che abbiano quei guadagni così alti che vengono detti o? Per me è un mestiere, se ci stanno quei guadagni alti, buon per loro. Aiuto. Meglio che tanto sono opinioni personali, quindi insomma non sono molto favorevole. Preferisco le persone che sono con la loro testa e non mi piace tanto. Quindi magari avrebbe più critiche per l'influencer in sé o magari per le persone che seguono l'influencer? Esatto, okay, quindi molto più facile essere influenzati, no? Sono troppo deboli. Ho capito. Lei invece? Beh, diciamo che già non ero molto favorevole agli influencer. Dopo l'effetto Ferragni la cosa mi ha ancora deluso di più. E poi come mia moglie penso che è preferibile pensare con la propria testa e con le proprie idee. Secondo lei per non ripetere diciamo questi ultimi avvenimenti servirebbero più regolamentazioni? No, servirebbe più onestà. Secondo lei è un lavoro vero oppure no? No. Guadagnano troppo secondo esatto. Lei? Esatto. Invece dovrebbero essere anche più regolamentati secondo lei? O è... Sì, sarebbe... magari regolamentato potrebbe avere un... Però okay. Molto molto monitorata la cosa. Cos'è che non lo rende magari un lavoro secondo lei? Cioè qual è la differenza tra un lavoro vero? Il lavoro vero ritiene professionalità, impegno, non che questo per carità può essere anche considerato un lavoro, però come dicevi tu prima naturalmente regolamentato, monitorato. Ok, per chi tra di voi nella vita volesse fare il content creator, guardando le interviste già possiamo constatare che ci sono delle ottime notizie. Innanzitutto il pensiero comune che circolava fino a qualche anno fa sul fatto che fare gli influencer non fosse un lavoro vero è per lo più sparito. Diciamo che rimane ancora qualche piccolissima traccia tra le persone di età avanzata, ma comunque non sarebbero il vostro target.
target e comunque avete il ricambio generazionale dalla vostra parte. Insomma, la maggior parte delle persone che vivrà da qui ai prossimi decenni è favorevole agli influencer. Ma quindi, tirando le somme, è giusto che gli influencer guadagnino così tanto? È un lavoro vero? Ci sono delle responsabilità che dovrebbero avere? La risposta a tutte queste domande, secondo me, è sì. Innanzitutto, non tutti gli influencer, non tutti i content creator sono ricchi, ci dobbiamo fare il culo anche noi e spesso e volentieri siamo anche costretti a lavorare gratis durante i primi tempi senza vedere il benché minimo risultato. Ma a parte questo, ogni content creator è pagato per il valore che porta. Alle aziende non importerà mai nulla di chi sei, degli sforzi che fai, ma solamente dei risultati, quanti potenziali clienti riesci a portare. Perciò, brevemente, se le aziende sono disposte a pagare sempre di più per gli influencer, vuol dire che hanno un ritorno maggiore di quello che investono. Da content creator dico che fare questo lavoro è bellissimo, è forse una delle scelte migliori che abbia fatto nella mia vita, mi ha aperto un sacco di porte, ho vissuto cose, conosciuto persone impensabili e per questo dico, se avete la minima idea di fare questo nella vita, provateci. I soldi però non devono mai essere il vostro obiettivo, in caso saranno una conseguenza, ma fate sempre tutto con passione e trasparenza, perché la trasparenza con chi avete intorno è fondamentale. Abbiate sempre una morale sulle cose che sponsorizzate e come le sponsorizzate e soprattutto non prendete mai in giro chi vi fa il favore di seguirvi.